Noi siamo il suo popolo, Dio non può abbandonarci. Come ha fatto tornare miracolosamente il suo popolo dall'esilio a Babilonia, così anche noi saremo liberati da questo esilio, che ci separa gli uni dagli altri, che ci impedisce di stare accanto a chi soffre, che ci ruba la possibilità di fare comunità, di incontrarci, di stare insieme.